Ciao, questo brevissimo video è per informarvi che ricevo diversi avvisi anche da parte degli utenti designati. Gli utenti designati sono quelli che quando postano i loro commenti passano senza la mia supervisione. E anche questi commenti a volte scompaiono, spariscono, senza che sia io a farlo, come invece succede ai soliti haters, gli invasati o quel paio di troll. Succede anche ai miei commenti. Guardate qua. Nel commento c'è la domanda. L'unica cosa che ancora non riesco a capire, ma è sicuramente un mio limite, cosa ci guadagnano queste entità a farci credere che la Terra è tonda? Perché lo fanno? Un saluto al prossimo video. Io rispondo, ma la mia risposta non c'è, è sparita. Ricordo che lo invitavo a vedere alcuni video attraverso indice alfabetico, ma la mia risposta è sparita. E si vede chiaramente che lui risponde cliccando col suo device perché è rimasta la chiocciolina di Notinelli. Se fossi stato io a cancellare il suo commento, sarebbe sparita anche la sua risposta. E c'è anche un altro utente che ha risposto alla mia risposta. Osservate qui, si legge sempre chiocciolina di Notinelli. Cari impiegatucci di YouTube, fate più attenzione che già qualche anno fa vi ho beccati con i like e i dislike che poi ho pubblicato sul libro Il Risveglio nel capitolo su YouTube. Come qui, 59 visualizzazioni, 141 dislike. 119 visualizzazioni, 226 dislike. Peccato che avete tolto i like e i dislike. Perché c'è anche chi scrive: scrivo per segnalare che non c'è modo di mettere mi piace al tuo video, Dino. YouTube non me lo permette. Sarà un'altra forma di censura manipolata? Stanno raggiungendo dei livelli ridicoli. Sì, sono d'accordo. Comunque, questo messaggio adesso è rivolto a voi. Voi che lavorate per YouTube, che vi siete palesati nel riuscire a capire la mia tecnica di contenimento dei messaggi, tanto che da qualche tempo avete iniziato ad usare l'ordine alfabetico per riuscire nell'intento di passare con qualche inutile commento che non ha alcun valore e che comunque io cancello. Non valete niente e non varrete nulla finché non passate dalla parte degli esseri umani e non rimanere schiavi a soddisfare il sistema che vi farà fuori senza alcuna pietà quando non gli farete più comodo.